sempre in piazza Fremondi. Porterai tu luce giorni fecondi. Porterai per tutti pace e libertà. Sarai tu la voce di tutti. Caro Tilly, Archimedes ha subito l'attacco di un virus, ma prima di spegnersi ci ha diretti su Creteus, un luogo abitato da potenti maghi. Uno di loro, Rinaldo, ci ha aiutato a rimettere in sesto Archimedes, ma sua sorella si è invaghita di Lio e non ha esitato ad allearsi con Fedora per farmi fuori, convinta che io fossi la sua fidanzata. La situazione è sempre più grave, maestà. Nei territori conquistati ci sono sommosse e ribellioni. I popoli di Centurion sono guidati da rivoltosi che credono nella profezia di Starkey. Sanno che Luce, la principessa nata sotto le due lune, sta riunendo tutti gli elementi e... Oh! Non chiamarla mai più principessa! Via da qui! Fuori! Fuori! Fedora. Eccomi, papà. Hai notizie di Luce? Nessuna. Sembra scomparsa nel nulla. Fedora mi sta deludendo ogni giorno di più. Ma non ho scelta. Sono costretto ad affidarmi a lei. La profezia infatti spiega chiaramente che solo una principessa può riunire tutti gli elementi di Starkey. Sento che mio padre non si fida più di me. E forse, forse anche i suoi sentimenti, semmai ne abbia avuti nei miei confronti, stanno cambiando. E tutto questo per colpa di Luce. Scusi il disturbo, maestà, ma ci sono notizie dal pianeta Argot. Nella zona dei giacimenti di Aridium sono proibiti tutti i voli. Nonostante questo abbiamo intercettato una navicella. L'Unicorn, ecco dove erano finiti. Fedora, sai cosa fare? E cerca di non deludermi questa volta. Clima secco, vegetazione rigogliosa. Argot sembra un posto tranquillo. Tutta questa pace. Ci sarà l'imbroglio. No! Cos'è stato? È l'imbroglio, lo sapevo. Guardate, quella è una piattaforma per l'estrazione dell'aridium. Già. E sorge nelle vicinanze del nostro obiettivo, la città fortezza di Arbor, dove la stella del destino ha localizzato un altro elemento. Ryu, giovane e coraggioso guerriero, come tu desideravi il gran consiglio degli anziani, si è riunito per ascoltare le tue parole. Chiedo perdono, ma devo informarvi che gli invasori stanno distruggendo la foresta. Ormai sono arrivati alle porte della nostra città. Stiamo rallentando la loro avanzata come possiamo. Ma questo non li fermerà per sempre. È venuto il momento di dichiarare guerra ai Nebuliani. Ryu ha parlato. Le sue parole, come petali al vento, sono arrivate all'albero dello spirito. L'albero dice di parlare con gli invasori per raggiungere un accordo. Cosa? Un accordo con il nemico? Maledizione. Ma come fanno a non capire? I Nebuliani sono esseri crudeli.
e se non li fermeremo ci cacceranno per sempre dalle nostre terre. Non so voi, ma io sono allergico agli insetti, ai fiori e anche a tutte le piante. Soprattutto a quelle carnivore come queste! Ah! Ci siamo. Sento che l'elemento è vicino. Vado a dare un'occhiata. Starkey, ali di luce! I nebuliani si stanno avvicinando sempre di più. Se non li fermeremo, per la città fortificata sarà la fine. Cosa? Una ragazza che vola? Non è possibile. Gli arboriani sono un popolo pacifico, un popolo che vive in armonia con la natura. Mentre i nebuliani stanno devastando la foresta per estrarre l'aridium, la mia gente sta uccidendo il loro mondo. Sua Altezza, è un vero onore. Poche chiacchiere. Dove sono? Ecco, guardi lei stessa. Ma che bell'uccellino. Sarà un vero peccato spezzarti le ali. La ragazza che vola è bella come un angelo. Mango, dove siete? Sono atterrata nel posto sbagliato. Luce, ci sei? Ma che fine ha fatto? Ragazzi, attenzione! Ho rilevato la presenza della Dragonfire. E Fedora è già sulle vostre tracce. Ah, Archimedes, sei molto peggio del videogiornale! Riesci a dare solamente brutte notizie! Uff, dove si sono cacciati? Starkey, potere del legame reale! Leo, mi senti? Luce, ma dove sei finita? Non lo so, credo di essermi persa. Oh, Luce, che succede? Niente, è solo un ragno che mi cammina sulla spalla e... E adesso? Cosa hai visto? Un bruco? Leo, mi hanno preso. Cosa? Dopo tutto questo tempo ci ritroviamo. Ma guardala, così dolce e perfetta. Sai, mi sembra impossibile che una come te riesca a tenere testa a una guerriera come me. È una cosa che non sopporto, ma la cosa che più di tutte non sopporto è che mio padre, per colpa tua, non si fida più di me! Ma adesso regoleremo i conti una volta per tutte. Starkey, potere della sfera oscura! Buon viaggio! Nell'antidimensione. Prendetela! Non lasciatela scappare! Dov'è finita? Ma dov'è? Sembra essersi volatilizzata. Qui siamo al sicuro. Grazie, davvero. Il mio nome è Ryu. Tu sei una nebuliana, una nemica, ma ho sentito le tue parole, ragazza che vola. Il tuo cuore piangeva per la sorte della foresta. Il tuo cuore non è malvagio. Sì, Ryu, hai ragione. Mi sta a cuore la sorte della foresta e anche quella del tuo popolo, e non solo. Per questo sono qui. Luce, allora sei qui! Fermo lì, amico. Calmatevi. Leo, metti giù quell'arma! Ryu mi ha appena salvata dalle grinfie di Fedora! Spero tu non sia un cannibale, non sono buona da mangiare! Oh.
Sono laggiù! Quel selvaggio li ha portati al sicuro oltre le mura. Fedora! Oh. Notizie di Luce? Ecco, io non posso dirgli la verità, non posso dirgli che mi è sfuggita di nuovo, non me lo perdonerebbe mai. Io non l'ho ancora raggiunta. È arrivata su Arbor. Arbor? Molto interessante. Ho saputo che il consiglio degli anziani della città vorrebbe trattare la resa. Conquistare la città per garantirmi l'Aridium e catturare Luce in un colpo solo sarebbe un risultato eccezionale. E questo mi fa venire un'idea. Fedora? Credo che farò un salto da quelle parti. Voglio trattare personalmente con gli indigeni. Così potrò controllare da vicino il tuo operato. I Nebuliani! Li abbiamo presi! Queste lance sono un po' troppo appuntite! Abbassate le armi, vengono in pace! Perché ci stai aiutando? Voglio dire, in fondo siamo Nebuliani, quelli che hanno invaso la vostra terra. Là fuori ho sentito le parole della ragazza che vola. Ho sentito il suo dolore alla vista della foresta ferita. Il suo cuore non è malvagio. Ragazza che vola? Qualcuno si è preso una cotta? Dai, Lio, smettila! Ci siamo, l'elemento è qui, da qualche parte. Questo che vedete è l'albero dello spirito. E questa è la sua voce. La voce che guida il mio popolo dalla notte dei tempi. Le sue decisioni sono sagge e giuste, anche se... Anche se, ti prego, continua. L'albero dello spirito questa volta sta sbagliando. Ha consigliato ai saggi del villaggio di abbassare le armi e di raggiungere un accordo con gli invasori. Il nemico adesso sta venendo qui per trattare. Ma Ryu non vuole trattare. Ryu vuole combattere. Cosa? Sono arrivato. Oh no, quella è la Minotaur. Gorbos in persona è qui. Ryu, ascolta, io e i miei amici... Dobbiamo nasconderci. Gorbos è il nostro nemico e per trovarci sarebbe capace di distruggere Arbor. Venite, forza, vi metterò al sicuro. Padre! Sei puntuale. Durante le trattative ti voglio al mio fianco, così apprenderai la delicata arte della diplomazia. Sono entrati nella città. Il consiglio sta facendo un errore. Non dobbiamo accogliere i nemici a casa nostra. Davvero delle belle maschere? Ne avete una anche per me? Signori, chiariamo subito una cosa. Se solo lo volessi potrei spazzare via la vostra città in un solo minuto. Tuttavia, voglio farvi una proposta. Sono disposto a ritirare i miei uomini da questa zona. Non estrarremo più l'Aridium dalla vostra terra. Lasceremo la foresta e voi potrete vivere in pace, ma ad una condizione. Consegnatemi Luce immediatamente. So che la ragazza è nascosta in questa città. Portatela qui e i vostri problemi saranno risolti. Il conquistatore è magnanimo. La sua proposta è molto ragionevole. Quindi avete accettato? Dice che la straniera è il raggio di luce tanto atteso. Quello che risplenderà nelle tenebre. È lei la predestinata che riporterà la speranza ai popoli oppressi di tutta la galassia. L'albero ha detto cosa? E voi credete davvero che questa pianta possa decidere il destino del vostro popolo? Questa è una cosa ridicola e assurda! Huh?
E allora presto l'albero non avrà più nulla da raccontare. Arrivederci. Forse dovrei consegnarmi a Gorbos. Così questa gente potrà vivere in pace. Ma se lo farò, non potrò più portare a termine la mia missione e la Star Key non sarà mai ricomposta. Non so cosa fare. Qual è la decisione giusta da prendere? C'è solo un modo per decidere. Devo entrare nella mente di Gorbos e capire quali sono le sue reali intenzioni. Quegli stupidi! Anche se mi avessero portato luce su un piatto d'argento, avrei comunque raso al suolo Arbor. Oh, allora è questo il suo piano? Anche se mi consegnassi, distruggerebbe lo stesso Arbor. Padre, che cosa facciamo? Adesso lo vedrai. Attacchiamo, ora! Fedor, tu scoverai Luce. Ho capito. Vuole mettermi alla prova. Il duello con Luce questa volta sarà decisivo. Se riuscirò a sconfiggerla, riconquisterò la fiducia di mio padre. Dobbiamo fermarli! Lo sapevo, la giornata era già iniziata male. Noi dobbiamo aiutare questa gente. Finalmente ti ho trovata. Questa volta non mi sfuggirai. Star Key, potere delle ombre. Finalmente! Sei mia! Benvenuta, Luce. Ti stavo aspettando. Riflesso cristallo. L'elemento è lassù, sull'albero dello spirito. Finalmente, dopo averti aspettato per una vita, sei qui. Chi sei tu realmente? In me è racchiuso lo spirito della foresta. L'elemento che cerchi è il respiro del creato. È qui. Prendilo, è tuo. Luce è lassù! Abbattete quel maledetto albero! Sbrigatevi! Respiro del creato! La brezza leggera prima dell'alba, l'infuriare del fuoco, il fluire calmo e inesorabile dell'acqua, lo sbocciare del primo fiore di primavera, la lenta crescita degli alberi secolari. Con me, l'aria, il fuoco, l'acqua e la vita delle piante obbediranno solo alla tua volontà. Con me, questo sarà possibile. Il mio potere ora è tuo. Oh.
sacrificio è questo? Via! Andiamocene da questo posto! Via da qui! Via! Si stanno ritirando finalmente! No! Spunti no. Fuori ora che è tutto finito! Sì! 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 Finalmente! Sì, abbiamo vinto! Principessa Luce, come potremo mai ringraziarti? Grazie a te i nemici sono stati sconfitti e non torneranno mai più. L'albero dello spirito dice che la principessa deve portare con sé il respiro del creato. Soltanto così tornerà la pace e l'armonia lassù, nel firmamento che illumina Arbor. E io vi prometto che farò di tutto perché ciò sia avveri. Luce ha un nuovo elemento e Fedora ancora una volta non si è dimostrata all'altezza della situazione. Se domani riuscirò a impadronirmi di Starkey, temo che mia figlia non sarà in grado di gestire la sua forza spaventosa. Per questo dovrò trovare il modo di convogliare l'immenso potere di Starkey su di me. Su consiglio di Lauros, Luce conduce il suo team sul pianeta Anima, regno del comandante dell'Alleanza Galattica Aldon, per allenarsi nell'uso dei poteri di Starkey. Gorbos intanto pianifica con Fedora e il potente stregone Arcanus, che si nasconde proprio su Anima, un attacco a sorpresa contro le principesse di Anima, allo scopo di ricattare Re Aldon.